Il talento a volte è una brutta bestia. Devi saperlo sfruttare, devi saper conviverci per non diventare quello che poteva fare grandi cose, ma poi alla fine non ce l'ha fatta. Il talento porta pressione e la pressione porta a fare delle scelte e spesso, ovviamente, sono le scelte sbagliate, quelle che la gente si ricorda di più. Questa è la storia di Jos Verstappen, un pilota che non riuscì mai a trasformare in fatti la grande, gigantesca promessa che si portava dietro sotto le pesanti parole futuro campione. Bentornati qui sul canale della Formula 1 dimenticata, siamo finalmente pronti a ripartire per una nuova grande stagione di storytelling assieme a voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché abbiamo bisogno del vostro supporto, dato che per quest'autunno è previsto un progetto veramente pazzesco che non possiamo ancora svelarvi, ma che grazie a voi riusciremo a portare a termine. Quindi iscrivetevi, aiutateci tanto anche perché molta gente, quasi il 60% di quelli che guardano i nostri video non sono iscritti al canale e per noi questo è un dato che conta tantissimo. Quindi se volete sostenerci, cominciate a cliccare su iscriviti. Prima di cominciare però vi ricordo che la scorsa settimana siamo ripartiti a bomba con il nuovissimo episodio di Formula One Story, la serie di Yuri, il primo episodio della stagione 1972. Quindi guardate questo video e poi correte a recuperarlo se ancora non l'avete visto. E anche vi ricordo che sono ancora disponibili dei posti per la tappa del campionato dimenticato di Martina Franca sabato 9 settembre. Mi raccomando, iscrivetevi se siete del sud e se siete vicini, iscrivetevi perché non potete perdervi questa occasione clamorosa. Le altre tappe del campionato sono state veramente fantastiche e siamo sicuri che anche questa non ci deluderà. Vi aspettiamo lì e adesso cominciamo. Ci troviamo a Montfort, che non è un ridente paesino delle Langhe piemontesi, piuttosto un villaggio nel sud dei Paesi Bassi di poco più di 3.000 anime. È il 4 marzo del 1972 quando proprio qui nasce Johannes Franciscus Verstappen, meglio noto come Jos. Il padre, Franz, è un appassionato di corse automobilistiche e per la verità avrebbe voluto lui stesso provare a correre nei circuiti, ma il nonno di Jos non permise mai al figlio di fare sul serio con le macchine, per cui decise che lui sarebbe stato un padre diverso. Costruisce al piccolo Johannes un kart realizzato con pezzi di recupero. È una roba molto semplice, ma lui già a 4-5 anni si diverte a scorrazzare nel deposito di rottami del nonno. Poi però decide di fare le cose sul serio e all'età di 8 anni partecipa per la prima volta ad un campionato. Nella prima gara in assoluto della sua carriera finisce in ospedale. Non un grande inizio per la verità, ma Jos non si perde d'animo. Ed effettivamente dietro il volante si dimostra bravo, molto bravo, tanto da diventare campione olandese nel 1983 e nel 1984. Il karting è piuttosto popolare nei Paesi Bassi, suppongo perché abbiamo avuto alcuni ottimi preparatori di motori. Ho lasciato la scuola a 16 anni e ho lavorato per i tre migliori preparatori di motori in Olanda, uno dopo l'altro. Nel 1986 la sua ascesa prosegue, vince il campionato di kart del Benelux e nel 1989 diventa campione europeo battendo nomi del calibro di Jan Magnussen e Giancarlo Fisichella. Nel frattempo continua a lavorare con i preparatori di motori olandesi fino a diventare piuttosto esperto, tanto che nel 1991, la sua ultima stagione sul kart, finisce per preparare lui stesso i propri motori. Anche in quell'anno partecipa al mondiale di kart che si svolge a Le Mans ed è uno dei favoriti per la vittoria finale. Tutti conoscevano il nome di Jos Verstappen quando era nei go-kart e si diceva che fosse qualcosa di speciale. Jos è pronto a dimostrare di valere quelle voci, ma prima deve misurarsi con avversari di assoluto livello, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, ma soprattutto Toranosuke Takagi. A differenza dell'europeo che era un campionato, il mondiale era una sola gara, un unico evento in cui ci si giocava il tutto per tutto per arrivare al titolo. Verstappen è in terza posizione quando prova ad attaccare Fisichella davanti a lui. Il romano è all'esterno, Jos è all'interno,
ma stringe troppo sul cordolo e decolla, colpendo l'italiano e mettendolo fuori gara. L'incidente è piuttosto brutto e Verstappen rischia seriamente di farsi male, finendo quasi capovolto contro le barriere. Ma l'olandese non si perde d'animo, si rimette in piedi e cerca disperatamente di ripartire. Il motore purtroppo però è andato e la vittoria finirà a Jarno Trulli. In quello stesso anno, Jos si reca a Spa per il Gran Premio del Belgio. Non era mai stato una gara di Formula 1 dal vivo in vita sua, è la sua prima volta. Ed è la prima volta, tra l'altro, in quel giorno, per il suo futuro compagno di squadra Michael Schumacher. Per la verità, però, Verstappen non è lì per vedere la gara, piuttosto per incontrarsi con l'ex pilota di Spirit, Osella e Zakspeed, Hubb Rotengatter. Dopo essersi ritirato dalle corse, era diventato un esponente della Philips, PR anzi per la Philips, ed era stato incaricato di trovare e scovare i migliori talenti olandesi per lanciarli nel mondo del motorsport. Rotengatter e Verstappen trovano un accordo e l'olandese diventa il suo manager. Il primo step è ovviamente uscire dal mondo del karting e trovargli finalmente un posto in una monoposto. Ovviamente il suo nome cominciava già a circolare, anzi era molto noto negli ambienti delle formule minori e non era difficile trovare opzioni. Innanzitutto Rotengatter si rivolge a colui che lo aveva aiutato a sua volta quando egli era un giovane pilota, ovvero Fritz van Amersfoort, fondatore della VAR, la Van Amersfoort Racing. Organizza con lui un test a Zandvoort nell'ottobre del 1991. A quel tempo la VAR correva in Formula Renault, ma dargli subito quella monoposto in mano forse un po' troppo. Si cerca un qualcosa di un po' meno potente per vedere qual è l'approccio del giovane Jos con le monoposto. Alla fine si rimedia una vecchissima Formula Ford Crossall di fine anni 70. Il meccanico Rob Nissink, con un passato nelle corse, fa un giro di benchmark, dopodiché Verstappen, che a Zandvoort non aveva mai messo piede, si mette in macchina e demolisce quel giro di riferimento. Gli feci fare un giro del circuito nella mia macchina, una vecchia Toyota Tercel, gli mostrai le curve e dopo un giro mi disse «Ok, ho visto abbastanza». Gli ci vollero davvero due o tre giri per demolire il mio tempo. Ho fatto delle gare in passato e sono stato istruttore in una scuola di guida sportiva e pensai, ok, questo è uno speciale. Al box si fregano tutti le mani, hanno trovato un portento. Durante l'inverno continuano a fare dei test con il giovane Jos, con macchine di Formula Renault 2.0 o Formula Opel, non importa quale macchina testasse o quali fossero i suoi avversari, Verstappen era costantemente il più veloce. A questo punto la questione è, quale categoria troviamo per iscriverlo per non bruciare il suo talento? Rotengatter, ovviamente qualche conoscenza ce l'aveva, oltre alla Philips di cui era ambassador, riesce a strappare per Verstappen un accordo di sponsorizzazione con la Marlboro e come campionato si decide di tentare l'avventura nella Formula Opel del Benelux. Era una categoria in cui si correva con telai Reynard, poco meno di una Formula 3 dell'epoca, se volete era una specie di Formula Regional dei giorni nostri, se proprio vogliamo fare un paragone. A Zandvoort domina Verstappen, a Zolder una settimana dopo copione identico, e insomma il copione si ripete per 8 delle 9 gare a cui prende parte il giovane Verstappen, tanto che l'ultima gara, essendo già campione, si permette di saltarla. E sì, perché nel frattempo, dato che le sue performance erano così dominanti, si decide di fargli provare a fare qualche gara in Euro Series, una serie di supporto durante alcune gare di Formula 1. Qui dimostra di essere però ancora un pilota da sgrezzare, fortissimo sì, ma fin troppo irruento. In una di queste gare, infatti, a Spa, è in lotta con un pilota all'ultimo giro e arriva alla bus stop quasi appaiato. I due vengono a contatto, ma al posto di mollare, Verstappen continua a tenere il piede puntato sull'acceleratore fino a picchiare nel muro e rimbalzare nuovamente in pista, tagliando così il traguardo. La prima volta che ha guidato a Spa-Francorchamps sotto la pioggia è stato veramente 4-6 secondi più veloce di chiunque altro. E le persone venivano da noi dicendo «Chi sta guidando quella macchina?» «Jos Verstappen!» «Chi?» «Jos Verstappen!» Ogni volta che tornavamo a casa eravamo completamente sbalorditi da quanto fosse forte. Verstappen continua a stupire. A Zolder, pista che ormai conosceva come le sue tasche, vince dominando talmente tanto che alla fine della gara gli avversari presentano una richiesta di investigazione sulla regolarità del motore e del telaio della sua vettura. Insomma, i tempi sono più che maturi per il salto di categoria. Si iscrive così in F3 tedesca, nel team VTS. Questo dettaglio è molto importante perché sapete chi era il direttore di quella squadra? Un certo Willy Weber,
manager di un certo Michael Schumacher. Rothengatter sapeva molto bene come muoversi, evidentemente. Le aspettative sono altissime, eppure Verstappen, forse in cuor suo, si è già convinto di essere un ottimo pilota, tanto che approccia le prime gare con un pelo di tracotanza e il risultato è un festival di errori, contatti, sbinnate e chi più ne ha più ne metta. A questo punto Weber lo prende da parte e gli fa capire che con la foga non si vincono le gare. Il giovane Jos sembra capire, adotta un approccio meno aggressivo e comincia a dominare anche qui questa categoria. Vince poi il titolo con una gara d'anticipo e nello stesso periodo prende parte anche ad alcune gare di F3, finendo terzo a Monaco e vincendo davanti a più di 50.000 spettatori a Zandvoort il Marlboro Masters di F3. Pensate, 50.000 persone per una gara di F3, roba da fuori di testa. La Formula 1, insomma, non può più aspettare. Rothengatter riceve richieste di test da molti team e alla fine dell'anno Jos prova sia Footwork che McLaren. Al volante della Footwork testa con il pilota Gilles de Ferran e i tempi sono sbalorditivi per un pilota che non ha mai messo piede neanche in una Formula 3000. Tutti i team si interessano praticamente, più di tutti Benetton e McLaren. Essendo team Marlboro, l'accordo con Woking sembra già dietro l'angolo, anche perché Jos stesso era sponsorizzato dal baffo Philip Morris. E Ron Dennis è lì che si sfrega le mani pensando a una coppia da sogno, Mika Häkkinen e Jos Verstappen, due dei giovani piloti più talentuosi di inizio anni 90. E invece pensate alla sua faccia quando si accorge che la Benetton di Flavio Briatore gliel'ha letteralmente soffiato da sotto il naso, proponendogli un contratto come terzo pilota della durata di 6 anni. Non solo, perché arriva anche un colpo di fortuna inaspettato. Durante i test prestagionali della stagione 1994, infatti, il secondo pilota Benetton, che era JJ Leto, è vittima di un bruttissimo incidente che lo lascia con due vertebre fratturate. E quindi Jos Verstappen, che aveva un contratto da terzo pilota, fu buttato dentro come titolare. Ma, da colpo di fortuna, inizia qui il personale calvario di Verstappen in Formula 1. Non ci fu infatti l'esordio da fenomeno che ci si aspettava, anche perché la Benetton B194 era un cavallo non proprio facile da domare, anzi, forse lo era per Schumacher, ma tutti gli altri piloti che presero in mano quella vettura la trovarono molto complessa da mettere a punto. Contando poi che quella macchina finì al centro di polemiche su polemiche perché gli avversari l'accusarono di avere dei sistemi di aiuti alla guida come il launch control, ma ne abbiamo parlato in un video apposito proprio sulla B194 che trovate qui a questo link se volete approfondire la questione. Lo stesso Verstappen poi in un'intervista rilasciata più di 15 anni dopo la sua esperienza alla Benetton dirà queste parole. So che la sua macchina era differente dalla mia. Ci sono stati aiuti elettronici di guida, io ne sono convinto, e quando in seguito ho chiesto a Flavio Briatore, lui mi ha risposto meglio non parlare, dunque ne so abbastanza. Come chiunque altro, anche Schumacher dipende dalla sua monoposto. Per la maggior parte della gente lui è stato un dio, però non è un superuomo, nei go-kart non mi ha mai battuto. Ricordo che quando fece questa dichiarazione era il 2011, Schumacher aveva già 7 titoli mondiali in saccoccia e Jos 2 podi in Formula 1, quindi... veramente, dai. Comunque, aiuti o meno, le prime due gare della stagione furono un disastro epocale. Al suo esordio assoluto, in Brasile venne coinvolto in un bruttissimo incidente con Irvine e Brundle, mentre ad Aida si ferma per il pit stop, rientra in pista, fa curva 1 in pieno con le gomme ancora fredde per stare davanti a Frentzen e finisce in testa a coda nella sabbia. L'inesperienza c'è e si vede. Così Briatore è costretto a panchinarlo dopo sole due gare e affrettare il ritorno in monoposto di JJ Leto. Anche il finlandese però non brilla e quindi Verstappen viene già richiamato nel Gran Premio di Francia. Le sue difficoltà di adattamento alla monoposto però continuano e a partire proprio dalle qualifiche di Magny-Cours è vittima di alcuni incidenti, come ad esempio proprio in Francia sbatte contro il muretto dei box, la sua anteriore sinistra si stacca e demolisce gli schermi della telemetria nel pitwall McLaren. Tragedia sfiorata perché se quella gomma fosse andata più in là chissà cosa sarebbe potuto succedere. Conclude la sua prima gara in assoluto in Formula 1 a Silverstone giungendo ottavo. Il Gran Premio successivo è in Germania ad Hockenheim e si trova in quinta posizione quando al 16° passaggio entra nel box per rifornire. L'addetto a rifornimento collega il tubo del carburante ma una valvola non si chiude bene e la benzina schizza sulla vettura finendo sui tubi di scarico e sui freni surriscaldati. Verstappen si accorge del pericolo e subito con la mano fa segno ai meccanici di scappare,
ma non c'è tempo. Le fiamme divampano subito, pilota e meccanici si trovano intrappolati in una palla di fuoco. L'immagine è spaventosa, ma fortunatamente altri meccanici si precipitano con gli estintori per spegnere l'incendio e il loro intervento è da manuale. Verstappen salta fuori dall'abitacolo e in meno di 10 secondi il fuoco viene circoscritto. Miracolosamente nessuno si è fatto niente e verrà poi fuori che questo incidente fu innescato da una dimenticanza della Benetton che per risparmiare tempo durante i rifornimenti aveva rimosso un filtro della Intertechnique che si applicava alla pompa della benzina per evitare proprio che il carburante fuoriuscisse e finisse sull'auto. Insomma, il tutto per far scendere il combustibile più velocemente e risparmiare un secondo nelle soste. Incredibile ma vero, la casa di Enstone non venne nemmeno multata per questa cosa. Diciamo che però c'erano cose un pelino più importanti su cui indagare. Comunque, Yost continua a essere ad alto rischio. In ogni Gran Premio in qualche sessione finisce fuori, non aiuta la Benetton nei costruttori, si dice sia stato messo in Formula 1 troppo giovane e con troppe responsabilità, e lo stesso Verstappen, ben consapevole del suo talento nelle serie minori, forse approccia questi primi Gran Premi con un po' troppa spavalderia. Yost non era davvero convinto di dover lavorare sodo, perché non ha mai imparato a farlo, prima gli bastava solo essere il più veloce. E poi quando è finito in Formula 1 c'erano molti più dati e quindi molta più analisi da fare. Non aveva mai avuto bisogno di analizzare ogni dettaglio nel modo in cui, ad esempio, ha fatto il suo compagno di squadra Schumacher nel 94. Verstappen non si è mai esercitato troppo nel farlo all'epoca. A volte però basta un colpo di fortuna e così all'Hungaroring Verstappen conduce una gara regolare senza prendersi rischi eccessivi e approfitta del ritiro di Brundle all'ultimo giro per superarlo e ottenere la terza posizione, che vuol dire primo podio in carriera. Un risultato concreto, ecco cosa serviva. Podio che ripete anche alla gara successiva a Spa, senza farlo apposta qui, perché Verstappen in realtà giunge quarto al traguardo, ma la successiva squalifica di Michael Schumacher lo fa salire virtualmente sul terzo gradino del podio. Ecco, questo podio sul quale lui fisicamente non è nemmeno salito, finirà per essere il suo ultimo in carriera in Formula 1. Chiuderà l'annata con 10 punti conquistati e il decimo posto nel mondiale piloti. Contando che il compagno di squadra ha vinto il mondiale è un po' poco, e contando anche che nelle ultime due gare la Benetton preferisce sostituirlo con Johnny Herbert, forse qualcosa non è andato per il verso giusto. Oltretutto, allo stesso modo, l'inglese non trova mai il feeling con la macchina, ritirandosi entrambe le volte. Due anni dopo, tornando su questo avvicendamento, Yost dirà: forse ero nel posto giusto, ma nel momento sbagliato. Benetton è una squadra molto buona, ma per me è stato solo un anno molto difficile, soprattutto perché ero accanto a Schumacher. Non ho avuto problemi con questo, dico mentalmente, ma la macchina era troppo nervosa per me. Non riesco a gestire quel tipo di macchina. Devo avere uno stile di guida simile a Johnny, perché ha detto fondamentalmente le stesse cose che ho detto io sulla B194 e sembra aver avuto le stesse sensazioni. Era una macchina molto difficile, non si capiva quando era al limite e quindi si spingeva sempre di più, ma poi improvvisamente sovrasterzava. Normalmente quando si ha sovrasterzo si può controllare, ma la Benetton si comportava in modo molto improvviso e finivi per fare un testacoda. Ho avuto grossi problemi con quella macchina. Insomma, Verstappen era entrato dalla porta principale, ma troppo presto. Briatore decide che per il 1995 terrà Johnny Herbert come seconda guida e manda Verstappen a farsi le ossa alla Syntec di Nick Wirth, che era comunque una scuderia posseduta da Briatore. Vediamo come si comporta, dice. Beh, la S951 va detto, non è una gran macchina, tutt'altro, ma è già sensibilmente meglio rispetto alla precedente, nella quale aveva perso la vita Ratzenberger. Verstappen compie un'ottima annata. Con un mezzo modesto, ma equipaggiato del cambio semi-automatico della Benetton, riesce costantemente a qualificarsi meglio del compagno di squadra Schiattarella. In Argentina poi sfiora il miracolo. Qui le Syntec sono molto competitive e Yost si qualifica 14esimo, la migliore qualifica nella storia del team. Nel primo giro guadagna 4 posizioni e a un certo punto, al giro 17, è addirittura sesto. Zona punti, sarebbe un miracolo perché quel punticino alla Syntec servirebbe come il pane. Purtroppo però, per un guasto al cambio, proprio quel cambio portato dalla Benetton, è costretto al ritiro. Chissà, magari conquistare quel punto avrebbe cambiato qualcosa, già perché la Syntec annega nei debiti.
Verstappen però continua a performare bene, tanto che a Imola, in 9 giri, fa da 13° a 9° e finché il cambio non lo abbandona è costantemente davanti a Herbert, colui che gli ha soffiato il posto in Benetton. Ma la situazione sta naufragando, la Simtek è costretta a dare forfait in Canada e non scenderà più in pista. Rothengatter prova a trovare dei partner olandesi, ma senza successo, e così la stagione di Jos finisce dopo sole 4 gare. In realtà Herbert è piuttosto in difficoltà in Benetton e corrono già le male lingue che vogliono che Briatore sia già pronto a risostituirlo con Verstappen, ma poi Johnny vince a Silverstone e si tiene in sedile. Ancora peggio, Verstappen, che ha un contratto di ben 6 anni con Benetton, a settembre se lo vede stracciato davanti agli occhi. Briatore non ha tempo di aspettarlo, che si trovi un'altra squadra. Sei fuori. Rothengatter si mette all'opera. In fondo Jos ha soltanto 23 anni, ha tutta una carriera davanti per migliorarsi. Quindi per il 1996 trova un accordo per diventare pilota della Arrows, un team in cui sicuramente avrà possibilità di crescere e migliorarsi. In un certo senso ero felice di lasciare la Benetton. Volevo correre e poter avere un buon rapporto con il mio ingegnere. Lì andavo d'accordo con l'ingegnere, ma non potevo fare ciò che volevo, perché l'altro pilota stava vincendo le gare con la macchina così com'era. Alla Arrows sento che ho tutto il team che mi sostiene. Fanno esattamente ciò che voglio in termini di impostazione della macchina. Non avevo questo alla Benetton. Ero il secondo pilota. Dicevano, ecco la macchina, guidala. Quando chiedevo qualcosa di nuovo ci voleva molto tempo per ottenerlo. E infatti non comincia male, anzi in Argentina, che ormai sta diventando il suo tracciato preferito, compie un bel sorpasso su Coulthard e finisce la gara attaccato a Irvine per superarlo e prendergli la quinta posizione, ma alla fine termina sesto, che sono comunque punti ridati. Il suo talento non è in discussione, ma nel 96 incappa in una vettura poco affidabile e in errori anche piuttosto gravi. Per esempio a Monaco, quando con la pista bagnata, nella famosa edizione del 1996, che abbiamo raccontato tra l'altro in questo particolare video, Verstappen decide di essere l'unico eroe a partire con le slick. Risultato? Macchina nel muro alla prima curva. In Belgio poi è vittima di un terribile incidente. In uscita da Stavelot si rompe il piantone dello sterzo della sua vettura e finisce dritto contro le barriere di pneumatici. Viene salvato soltanto dalle protezioni rialzate per il collo della sua vettura. Alla Arrows poi, in corso d'opera, arriva Tom Walkinshaw, che inizialmente non lo vede proprio di buon occhio, anche perché nel paddock sta circolando il poco lusinghiero soprannome Crash Stappen. Dal Gran Premio di Spagna in poi finisce al traguardo solo 3 volte, tra cedimenti e errori del pilota. Insomma, l'accordo per il rinnovo non si trova, anche perché Rothengatter chiede una cifra spropositata e quindi Jos viene appiedato in favore di Damon Hill. Per il 1997 trova poi un sedile in Tyrrell a fianco di Mika Salo, ma la scuderia in cui è finito è in fase più che calante, senza contare che le Tyrrell montavano ancora il Cosworth V8, mentre quasi tutte le altre squadre erano passate al V10. La stagione si riduce a una battaglia tra poveri con le Minardi, in cui Jos ha sporadicamente occasione di mostrare le sue qualità. A Melbourne si qualifica 21esimo, ma con una partenza delle sue guadagna ben 7 posizioni durante i primi giri, salvo poi vanificare il tutto al terzo passaggio, uscendo in maniera spettacolare mentre cercava di passare Katayama. In Argentina poi un'altra buona prestazione, con una delle vetture peggiori del lotto si trova in margine della zona punti per buona parte della gara, forse anche grazie alle futuristiche e terribili X-Wing che montava la sua Tyrrell. Purtroppo però il motore va in fumo e ancora una volta viene tradito. Anche in Canada si comporta molto bene e le Tyrrell sono stranamente competitive. Al 12° giro tira una fenomenale staccata a Barrichello per prendersi la 7ª posizione, dopo essere partito 14°. Questa volta però è il cambio a cedere. Nuovamente quindi Jos si trova a fare i conti con una vettura poco affidabile, che lo fa anche rischiare parecchio, come in Francia, dove tra venerdì e sabato frigge 2 motori. E in gara, per un guasto, l'acceleratore rimane bloccato in pieno e Verstappen finisce dritto nel muro degli pneumatici, per fortuna senza conseguenze. Insomma, fu un anno davvero funesto per Verstappen, che conclude con 0 punti ridati. In più, come se non bastasse, Tyrrell è sull'orlo del fallimento e vende la squadra alla British American Tobacco, che in attesa di creare la barra, il proprio team, per il 1998, piuttosto che su Verstappen, decide di puntare sui soldi di Ricardo Rosset. Jos si trova ancora una volta senza un volante.
trova un accordo per fare alcuni chilometri di test con la Benetton, per poi magari rientrare nel team come terzo pilota. Poi però succede che la Stewart licenzia Jan Magnussen e si libera un posto, posto che viene subito colto da Rothengatter, che lo affida al suo pilota. Ancora una volta però Verstappen si trova a fare i conti con una monoposto poco competitiva e poco affidabile, e come compagno di squadra ha Barrichello, un pilota in ascesa che lo batte costantemente. Non di meno, Sir Jackie non era una personalità così semplice da avere attorno e notoriamente Verstappen era uno che si scaldava piuttosto facilmente. A un certo punto addirittura Stewart gli dice che avrebbe potuto prendere delle lezioni di guida e, nonostante avesse fatto la stessa proposta identica a Magnussen e avesse anche un po' più senso perché il danese era un pilota esordiente, comunque Verstappen aveva alle spalle alcune stagioni di esperienza in Formula 1, non era proprio il nuovo arrivato e non prese molto bene questa proposta di Sir Jackie. Insomma, la cosa non decolla e a fine anno Verstappen viene avvicendato ancora una volta da Johnny Herbert, che tra l'altro l'anno successivo con quella monoposto vincerà il caotico Gran Premio d'Europa. E ora che si fa? Verstappen si trova ancora una volta senza un sedile. Per sua fortuna però ci sono due motoristi in particolare che stanno pianificando un'entrata in Formula 1. Sono BMW e Honda. Yost sceglie i giapponesi e comincia a testare per loro in una vettura che, come specifiche, era a posto per il 1999. I tempi che fa registrare sono buoni, molto promettenti. A Jerez è più veloce delle Bar e a Barcellona è sui livelli dei tempi delle Jordan, che nel 1999 erano un'ottima vettura. Il suo compito era sviluppare sia motore che telaio per una vettura che sarebbe poi entrata in Formula 1 come monoposto del team Honda, sotto la guida di Hervey Postlethwaite. Anche qui però arriva purtroppo l'imprevisto. Postlethwaite muore improvvisamente e il progetto della scuderia Honda viene accantonato. Quindi la Honda decide di fornire soltanto i motori alla Bar. Verstappen, ancora una volta buggerato, riesce però a trovare un altro accordo, vincendo la concorrenza di Coronel e riuscendo a ottenere il sedile della Arrows, la scuderia da cui era iniziato tutto con il suo primo test nel 1993. Corre per il team nel 2000 e il lavoro di Tom Walkinshaw era stato efficace. Ora le Arrows sono delle ottime vetture sul dritto, molto veloci, ma indovinate un po', poco affidabili, esatto. A fronte di ben 10 ritiri su 17 Gran Premi corsi, Verstappen si ritrova però spesso a battagliare per la top 10. Vive una giornata di grazia in Canada. In Olanda ci sono gli europei e per supportare la sua nazionale, Jos si presenta con un casco interamente orange. Parte bene da undicesimo a ottavo. Poi sul tracciato di Montreal arriva la pioggia. Verstappen si è fermato, è finito negli ultimi posti, ma risale la griglia man mano, supera Ralf Schumacher, attacca Wurz per la sesta posizione, lo passa e a 8 giri dal termine porta l'attacco alla Jordan di Trulli. È quinto posto. Jos de Vos è inarrestabile, purtroppo Häkkinen è troppo lontano e ha più di 30 secondi e la gara è quasi finita, ma chiude quinto, va bene così, conquista i suoi primi punti da Argentina 96. Ci ha messo 4 anni e mezzo per tornare, ma ora c'è. Fa ancora meglio quell'anno a Monza. Come detto, l'Arrows sul dritto era veramente molto veloce. La gara di quell'anno è funestata dalla tragica morte di Paolo Gislimberti. Le emozioni in pista le offre proprio Verstappen, che duella con Zonta per lunghi tratti e alla fine riesce a concludere meravigliosamente quarto, a soli 7 secondi dal podio. Queste prestazioni bastano per assicurargli il posto anche per il 2001. È la prima volta nella sua carriera che mantiene il posto in una scuderia per 2 anni di fila. Purtroppo per lui però il 2001 si rivela un'annata sfortunata. L'emblema della sua stagione è la gara della Malesia, dove Verstappen è in giornata di grazia sul bagnato. Alla partenza guadagna 12 posizioni, portandosi dal 18° al 6° posto. Poi succede di tutto sul circuito malese. Le Ferrari escono di pista, Trulli prende il comando ma anche lui sbaglia e alla fine del 10° giro Verstappen, che sta volando, attacca Frentzen al tornantino, portandosi in una clamorosa seconda posizione. Jos è secondo e ha tutta l'intenzione di rimanerci anche quando nei suoi specchietti compare la sagoma della Ferrari numero 1. Non dimostra alcun tipo di timore reverenziale, anzi, Verstappen si difende alla grande dagli attacchi di Schumacher. Poi però è costretto a soccombere e un pit stop leggermente lungo lo penalizza.
Quando mancano 20 giri si trova in quinta posizione, ancora in zona punti, difendendosi col coltello tra i denti da Häkkinen e Frentzen. Alla fine però soccombe e finisce settimo, fuori dai punti. La sua performance però non passa inosservata e viene lungamente elogiata da Schumacher in conferenza stampa. Avevo le intermedie e nonostante Joss avesse le full weight stava volando lì fuori. Ho pensato che sarebbe stato facile sorpassarlo, ma me l'ha fatta sudare parecchio. Stava andando davvero bene, è stato bravissimo. Verstappen si ritrova durante l'annata spesse volte in lotta per i punti, ma riesce a capitalizzare soltanto in Austria, finendo sesto. Insomma, la Arrows A22 Asiatech si rivela meno competitiva che la precedente A21. E nonostante sia costantemente più veloce di Bernoldi e avesse anche un contratto fino al 2002, alla fine dell'anno viene appiedato per far posto ad Heinz-Harald Frentzen. Uno smacco che l'olandese prese malissimo, minacciando azioni legali verso la Arrows che intraprese, ma il team fallì a metà stagione. Dopo un 2002 di attesa, nel quale sembra molto vicino a diventare tester per la Sauber, oltre che si dice avesse avuto un incontro a Maranello con Schumacher e la Ferrari per una possibile terza guida, nel 2003 firma per la Minardi. Fu un ritorno sulla griglia per certi versi inaspettato, ma aveva dalla sua uno sponsor che alla Minardi faceva sempre comodo. La vettura di Faenza non era certamente un fulmine, anzi era in crisi nera. Addirittura non disponeva di accordi per le gomme e stava per testare la PS03 con le Avon da F3000. Pensate che nelle prime quattro gare Verstappen e il collega Wilson corsero addirittura con le gomme del 2002. Eppure Joss si tolse una gran bella soddisfazione in Francia, quando, sfruttando il fatto di uscire per ultimo su una pista che andava asciugandosi, riuscì a mettere le gomme da asciutto stampando il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì. Era dal 1989 che una Minardi non si trovava in testa alla fine di una sessione ufficiale cronometrata. Ovviamente il sabato e la domenica ristabilirono le gerarchie e il suo anno in Minardi si concluse ovviamente con 0 punti conquistati, con una PS03 che veramente non era all'altezza delle altre contendenti. Alla fine della stagione Verstappen lascia la casa di Faenza per tentare un approdo in Jordan senza successo, terminando così la propria carriera. Per la verità offrì i propri servigi nel 2010 alle tre scuderie che debuttavano in Formula 1, ma nessuna di queste se la sentì di prendere sotto contratto un pilota che era fermo da 7 anni. Per la verità aveva avuto una parentesi in A1 GP nel 2005 e nel 2006, ma insomma, diciamo che non era più il Jos Verstappen di una volta. Jos si dedica quindi quasi a tempo pieno a seguire la carriera del figlio Max, un giovane prodigio dei kart, mostra sprazzi di grande talento. Si dimostra un padre duro, a volte talmente duro da, per esempio, lasciare il giovane Max a piedi in un distributore vicino al kartodromo di Sarno dopo una gara finita male. Oltre a questo, finisce diverse volte agli albori della cronaca per casi di violenza domestica verso l'ex moglie o verso la sua compagna, che avrebbe anche tentato di investire con l'auto. Nel 2016 venne accusato anche di violenza verso il proprio padre Franz, ormai anziano e malato. Oddio, non che anche costui fosse un santo, dato che sia lui che Jost nel 1998 erano stati condannati con la condizionale a 5 anni per aver aggredito un'altra persona a una gara di kart fratturandogli il cranio, quindi diciamo che era una famiglia un tantino di peperini, ecco. Insomma, a coprire le macchie di una vita privata non certo limpida ci stanno pensando le imprese in pista di Max Verstappen, che sta portando il suo cognome lì dove Jost non è mai riuscito a portarlo, sul gradino più alto del podio.